utenti rimasti coinvolti in un incidente stradale, è fondamentale compilare in maniera corretta il cosiddetto modulo di constatazione amichevole, la cosiddetta CAI o modulo blu a seconda di come venga chiamato. Comunque, questo è il modulo che deve rilasciarvi il vostro assicuratore e che in caso di sinistro va compilato perché da quello che viene indicato su questo modulo può dipendere il risarcimento del danno e la sua velocità di liquidazione. Non spaventatevi davanti a tutte queste numerosissime informazioni che sono riportate sul modulo di constatazione amichevole, soprattutto dalla seconda parte. Dovete sapere che gli elementi fondamentali che possono portare ad avere un risarcimento rapido e veloce, alla fine sono sostanzialmente 5. Vediamo quali sono. Sicuramente dovete indicare data e luogo di accadimento dell'incidente, ma soprattutto la data. Poi è fondamentale che venga indicato il nome dell'assicurato, sia del veicolo A che del veicolo B. Se il conducente è una persona diversa dall'assicurato, allora può essere indicato anche in basso. Possono essere indicate le generalità del conducente. Altra informazione fondamentale che non dovete assolutamente sbagliare nella compilazione oppure omettere è quello delle targhe dei due veicoli che sono entrati in collisione. Allo stesso modo è fondamentale indicare anche il nome della compagnia di assicurazione, quindi non dell'agenzia o del broker, il nome della compagnia di assicurazione. Quella che è indicata sul certificato di assicurazione che dovete tenere a bordo del veicolo. Altra cosa fondamentale è l'indicazione della dinamica del sinistro. Qua ci sono 17 casistiche, è meglio indicare con una X quello che stava facendo il veicolo A e quello che faceva il veicolo B, senza perdersi in valutazioni o ragione o torto. Queste valutazioni le farà il liquidatore in base a tutta una serie di normative di legge. Voi dovete solo indicare nella maniera più fedele possibile come si è verificato l'incidente. Quindi, se io percorrevo una strada regolarmente e il veicolo B usciva da una strada privata o non rispettava un semaforo rosso, deve essere indicata esattamente quella casistica. Se non siete bravi a disegnare, fate molta attenzione perché a volte un disegno fatto male può essere fuorviante per la compagnia di assicurazione. Anche indicare i danni, il punto iniziale di collisione può essere importante per completare il quadro di valutazione sulla responsabilità. E poi, dulcis in fondo, è la firma. Se firmate da soli, i tempi per la liquidazione del sinistro sono di 60 giorni. Se la controparte è favorevole alla dinamica descritta, i tempi si abbattono a 30 giorni e perché non ci sono più discussioni in punto di responsabilità. Ricordatevi, questo modulo è fondamentale.